Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi voglio fare un gameplay e una piccola recensione, o meglio, le mie aspettative contro la realtà di Ghosts and Goblins, ovvero la versione Resurrection, chiamata così perché riporta in auge il classico gioco degli anni 90 con un paio di miglioramenti del gameplay, ma neanche troppi in realtà, perché vuole essere molto fedele alla sfida proposta negli anni. Diciamo che per chi non l'avesse mai giocato in sala giochi o sulle console di vecchia generazione, Ghosts and Goblins era letteralmente il Dark Souls di una volta, un gioco che per finire semplicemente il primo livello ti faceva morire davvero un sacco di volte, ti faceva imparare i pattern dei nemici, stavi sempre sul chi vive perché i nemici spawnavano ovunque, bastavano due colpi per morire, a volte per prendere un forziere appunto morivi e ripartivi dall'inizio del livello, quindi era una cosa devastante. Adesso invece questa versione è un pochettino più addolcita, infatti mi sono convinto a prenderlo innanzitutto perché è in saldo, perché 30 euro di botto sono tanti per un gioco che so che faticherò a giocare, nonostante mi piaccia un sacco. Ah, le sfide ci sono appunto un bel po' di sfide che in realtà sono collegate ai trofei, se non mi ricordo male. Gran parte di questi si fanno quando completi appunto un trofeo. I comandi, ah, in realtà non c'è praticamente più di tanto. Ah, finalmente li vediamo. L'attacco, mantieni per l'incantesimo, il salto, il cambia arma, fine. Cioè, è molto appunto old style. Per fortuna, per così dire, c'è la lingua italiana, anche se in realtà non è che sia poi sta cosa. Qua aumentiamo un po' la luminosità. L'audio, io lo faccio uscire dalla TV. E quindi iniziamo una nuova partita. Proprio ho visto un po' di gameplay, quindi so già cosa mi aspetta. Però proprio per questo decido di partire come paggio, perché queste altre difficoltà sono veramente difficili. Il paggio ti permette di imparare almeno la conformazione del livello. La differenza principale è che c'è il respawn direttamente dove muori e c'è, da quello che ho capito, il fatto che ci sono anche meno nemici, quindi appunto è meno difficile anche per quello, e puoi sopportare sino a 4 colpi invece che 2. Un'altra novità del Resurrection è la possibilità di giocare in due, con, chiamiamolo, l'antenato di Arthur che in stile fantasmino gli dà supporto, è una cosa carina, però io sono da solo quindi farò giocatore singolo. Poi come ultima cosa abbiamo un'altra novità che è l'albero fatato, ovvero quella di avere appunto uno skill tree con cui andare a spendere delle anime che prendi, le fiammelle delle fate, così da avere dei bonus permanenti, tra l'altro. È una cosa anche lì molto carina. Qua passiamo alle terre infestate. Sono 4 lucciole e 6 forziere.
Il livello artistico del gioco è fenomenale e anche la tipologia di grafica, non più in pixel art, ma diciamo ad artwork, mi piace un sacco. Oh, non riesco a beccarne uno. Vedete, i nemici spawnano ovunque, anche sotto i tuoi piedi. Mi segnala più veloce. Mi ha fatto un piacere perché abbiamo preso le cose. Sparare verso il basso, tra l'altro, è una novità che abbiamo visto solo negli ultimi giochi. Io sono già in mutande, è una cosa bella sia di morto sia di questa versione, che il massimo era appunto quella di rimanere pian piano in mutande. Tra l'altro, una cosa molto bella che è sempre stata di Ghosts and Goblins, il fatto che le diverse strade a volte appunto per prendere un tesoro e cercare di fare più punti ti fanno morire molto ma molto di più. I nemici tra l'altro continuano a spawnare praticamente all'infinito, quindi bisogna stare attenti dal punto di vista visivo. Mi piace tantissimo, è davvero bello, anche perché ha una fluidità notevole, cosa che non è data per scontata, eh? E si muore così. Lì. Oh. Questa è la mia incapacità ormai nei platform vecchio stile. Sono così abituato ad avere doppi salti, aiuti, capriole, che davvero non riesco ridicolo, ma questa è la mia capacità di gameplay al giorno d'oggi. Non riuscivo a finirlo, però almeno il primo o il secondo livello, ma soprattutto il checkpoint, tra l'altro, ho
proprio a prenderti in giro per dire dai, è facile. In realtà bisogna aspettare semplicemente che facesse dei giri diversi. Sono stupido, l'ho capito una volta passato. Sono nascosti, una cosa veramente bastarda. Ora rischio di morire per riprenderla. Oh, a livello facile con le vite infinite e respawn immediato. Davvero, purtroppo è una di quelle cose che la modernità dei giochi mi ha reso pigro. È per questo che in gran parte dei titoli io mi dedico semplicemente a giocare per divertirmi e non assaporo più la sfida. Infatti Dark Souls, Nioh e Sekiro, no, l'ho persa. Come dicevo, Dark Souls, Nioh e Sekiro fatico a giocarli nonostante mi piacciono un sacco. Cercare di capire come serve arrivare qua. Intanto mi aspetto il doppio salto, una cosa fra l'altro sbagliata, perché errore in uno, ma soprattutto i vecchi giochi, come proprio i super e quelli un po' più moderni, in realtà il doppio salto ce l'avevano. Sono abituato a farlo anche perché un tempo c'era. Poi bisogna farlo anche in velocità. Sono io che mi sbaglio e guardo in alto. Insomma, il titolo in sé è molto promettente. Ha uno stile anche di platform difficile, perché non sembra, ma se mi date in mano Crash, Spyro, Jack and Dexter, Super Mario, ci gioco, ci riesco a giocare. Questa cosa disumana, però è anche il fascino appunto di Ghost and Goblins. L'ho preso pur sapendo che avrò grosse difficoltà appunto a finirlo. Il colpo del nemico arriva. Questa mi sbaglio io, con la navetta analogica devo dire che non gioco benissimo. Vediamo se riesco a sconfiggere il primo boss. Via. E aia, due.
almeno la foresta l'ho fatta. Questo è stato carino. Poi il fatto che puoi scegliere anche diversi percorsi non è affatto male. Il fulmine, questo genera le fiamme. Questo mi piace. E abbiamo acquisito la nostra prima abilità. Se posso dimenticarla per appunto equipaggiare qualcos'altro. Sono molto carine anche come effetti visivi e variano il gameplay dando qualcosa di nuovo. Faccio il fulmine, poi qua ne potrò mettere probabilmente un secondo. Ok, vabbè, insomma, questo è Ghosts and Goblins, che giocata a livello paggio sono morto tipo 30-40 volte e devo dire che comunque mi ha divertito. La difficoltà comunque che ti mette non solo i checkpoint nel livello, ma il respawn istantaneo, soprattutto contro i boss, è utile. Soprattutto non mi fa passare la voglia di giocare, diciamo così, perché come dicevo, i Souls-like moderni, ad esempio, dopo un po' non mi attirano più perché mi fanno appunto perdere la voglia di giocare, morire continuamente, ok, difficile, ok, ma il punitivo in cui perdo addirittura tutte le cose che avevo mi dà proprio noia. Quindi dopo un po' mi passa la voglia di giocare. In questo Ghosts and Goblins Resurrection, Capcom ha capito questa cosa, non per me, ma per, diciamo, cercare di vendere il prodotto al maggior numero di utenti possibile, e quindi la difficoltà paggio, che diciamo è quella casual, quella introduttiva, ti permette di giocare, di bestemmiare tanto perché comunque ho faticato, ho fallito più e più volte, ho sbagliato perché non ho ben capito certi concetti, però comunque mi ci sono intestardito e ho finito il livello. Altri giochi, Metroidvania, Soul-like, con appunto la pixel art, come dicono loro, che in realtà vuol dire fatto in fretta in molti casi. Ad esempio, no, dopo un po' mi annoiano e non mi attirano più. Questo gioco, devo ammettere, mi ha sorpreso. Mi è piaciuto giocarci molto di più. Questo primo gameplay è stato soddisfacente perché mi ha divertito. E quindi devo promuovere il gioco più che altro perché è un titolo che mi piace come design, mi piace come stile, mi piace, diciamo, tutta il lato artistico e anche comunque quello del gameplay in sé. Devo ammettere che prima di giocarlo ai livelli di difficoltà alti, semmai lo finirò tutto a livello paggio, mi ci vorrà un bel po', però devo dire che mi intriga e mi fa venire voglia di giocarci ancora. Quindi, se eravate scoraggiati come me a vedere appunto i gameplay in cui si muore un sacco, sappiate che per fortuna c'è la possibilità di ovviare a questo piccolo problema, diciamo così. E comunque ci si riesce a giocare. È impegnativo, è difficile, fare punteggi alti è davvero impegnativo e virtualmente non morire mai è una cosa davvero difficile. Però è questo che pian piano il gioco ti sprona a fare.
quindi iniziare dal livello di difficoltà basso e poi salire è anche una cosa che rende il gioco interessante. Quindi vediamo se... Prendiamo la schermata del titolo, interrompiamo. Ok, quindi direi che io sono soddisfatto a livello di grafica, il gioco è una meraviglia, la vera evoluzione di Ghosts and Goblins senza ricadere nella pixel art appunto pixellosa, ma un comparto grafico moderno che comunque è fedele all'originale. Il gameplay è old style perché appunto non permette certe evoluzioni tecniche tipo il doppio salto, cosa strana come dicevo perché in alcuni giochi della serie c'era, però è comunque godibile, giocabile, ci sono i diversi percorsi, i livelli sono stratificati. I boss hanno il loro pattern d'attacco particolare che bisogna un po' imparare, quindi a livello di gameplay poi i comandi rispondono bene, perciò devo dire che è un titolo ampiamente promosso anche per quello. Le musiche mi piacciono, se le avete sentite sono anche molto alte, quindi non so se la mia voce come al solito viene registrata male, quindi sarà molto bassa, però devo dire che le musiche sono belle, d'atmosfera, nulla di memorabile, però comunque validissime. La longevità è stellare perché appunto non stufa. E la cosa bella è che non mi ha stufato morire 50, 30, 40, 50 volte nel primo livello. Mentre invece in un Dark Soul, alla decima morte di fila, mi viene voglia di spezzare in due il pad e buttare la console dalla finestra. Quindi non è frustrante. Comunque a livello basso, oppure anche medio per chi è più capace, o per chi dopo un po' impara a giocare, il gioco rimane scorrevole. E in più appunto ci sono diversi trofei da fare, ci sono le lucciole da trovare per potenziare l'albero, ci sono delle sfide extra poi anche da portare a termine e quindi rigiocare e rigiocare più volte il titolo, grazie anche ai bivi e ai percorsi diversi, rende la longevità davvero stratosferica. Tra l'altro, i quattro livelli di difficoltà ti permettono di scalare o comunque aumentare la difficoltà man mano, perciò devo dire che sono molto soddisfatto di ciò. Per i miei gusti è un titolo fantastico, consigliatissimo. Mi spiace non averlo preso prima un po' perché storcevo un po' il naso al prezzo, ma in realtà dopo averlo provato devo dire che se siete appassionati 30 euro sono tanti, ma li vale tutti. Vale molto di più di tanti di quei Souls-like, tarocchi, che poi dopo un po' stufano. E soprattutto è il ritorno di una grande serie, di un gioco, che possiamo dire un remake, perché in realtà è sia una fusione di Ghosts and Goblins che di Ghosts and Ghouls, e ci sono appunto dei livelli presi da entrambi i giochi, ci sono delle migliorie dal punto di vista tecnico e funzionale, però è un gioco veramente degno dei suoi predecessori. Quindi io sono soddisfatissimo, ve lo consiglio. Per adesso direi che è tutto e vi saluto.